Allora, ricominciamo leggendo qualche messaggio su Facebook. Antonio Ascolese, no, scusa, Tony Maddaloni, Gigi Molino, chiedo, secondo voi non era meglio se il rigore lo tirava Tavano? Abbiamo già risposto. Antonio Ascolese, buonasera agli ospiti, secondo me Castaldo merita un po' di riposo, è apparso senza idee e privo di motivazioni, non potete dire che Castaldo non ha le motivazioni, vi posso dire anche senza idee, ma per piacere, senza motivazioni, Castaldo no. Tavano ha giocato molto meglio di lui, il rigore lo doveva battere lui. Federico Sanseverino, l'Avellino deve riprendersi, deve fare molto di più perché sabato non ha giocato bene. Mister Tessere vorrei capire perché ogni sabato stravolge la formazione, perché c'ha anche tanti infortuni e tante squalifiche. Secondo me Tessere non è d'Avellino, ci voleva un allenatore più preparato tatticamente. Io vi voglio bene, vi ringrazio che ci seguite e che ci scrivete i messaggi, direttore Cannella, però poi voglio vedere tra una settimana andiamo a Vicenza. Tessera sarà un grande allenatore, quello Beh, poi è il classico è del il campo. È il classico. classico. Ma c'era un messaggio anche per Giovanni, se non sbaglio. Dai il cappello a Cannello, No, no, no? Ma l'ho letto arriverà. io. Arriverà, sta per arrivare. Antonio Colella, buonasera a tutti, volevo fare un appello, eccolo, per essere vicini alla squadra, al presidente, salviamoci senza affanni, poi quello che viene in più va bene. Marco, aspetto un tuo invito. Antonio, Prossima sei già settimana, se vuoi, invitato. organizzati con uno o due tifosi e sei nostro ospite. Sabino Luongo, buonasera, vorrei ringraziare i tifosi dell'Avellino che hanno fatto parlare di loro a Novara. Simone, io poi ti voglio chiedere un commento su questa cosa, anche se immagino che tu già lo sappia. Quando hanno applaudito i ragazzi della Primavera facendo parlare tutto il paese di loro. Giovanni Auletta, credo che Tessera stia facendo bene, fa bene insistere su Tavano, credo che con Gigi in forma sia la coppia ideale. Potete chiedere a Tessere perché continua a far giocare Gavazzi a sinistra? Marco, rispondi tu. Rino Nutolo, a parte la sfortuna, penso che con un uomo in più il secondo tempo bisognava togliere Nica e giocare con tre punte, l'ha detto anche Molino. Lorenzo Cirino, ti salutiamo. Buonasera a tutti, una domanda al capitano. Tu avresti marcato così in maniera in occasione Ha del gol? spiegato, Un abbraccio. anche qua. Carmine Blasi, buonasera a tutti, volevo portare l'attenzione a ciò che è accaduto sabato, prima della gara con il Bari. All'ingresso della tribuna Terminio, cioè il sequestro da parte delle forze dell'ordine di centinaia di ombrelli così insiderate delle armi. Purtroppo il Non è, il regolamento regolamento è questo in tutti gli è stadi. così, Carmine, ci Succede. dispiace, hai ragione, è una Digli a vergogna. Carmine che ogni tanto qualcuno cambia pure l'ombrello all'uscita, mi è capitato anche. È Purtroppo è così. un'occasione. Michele Roca, basta con la criminalizzazione del fenomeno dei portoghesi, mi farebbe brezzo leggere su qualche sito filosocietario lodi e elogi in quantità alle industriali, alle forze dell'ordine per la lotta spietata a chi cerca di entrare senza biglietto, in gran parte adolescenti e puniti in modo assurdo con multe di 190 euro. Chiudiamo con Antonio Isabella Venezia che dice che secondo lui sono due punti persi, quando si ha l'occasione per giocare 60 minuti con l'uomo in più e con un rigore da calciare non ci sono scusanti anche se si chiama Castaldo, proprio contro il Bari doveva esserci quella spinta in più che non ho visto, siamo in piena corsa playoff e non va sprecato nulla. Gaetano Di Pietro, attenzione, se solo Insigne quella palla l'avesse data a Castaldo, saluti a Gennaro in studio, saluti Saluti a Gennaro, tutti. c'hai pure i fans. Abbiamo detto tutto, d'altronde è colpa di Gaetano se tu stasera sei qui, abbiamo svelato anche questo retroscena. Vabbè, pensiamo un po' alla partita di sabato, Sì, però mi c'era devi rispondere su Vicenza. Gavazzi. Su Gavazzi io lo preferisco a destra, però per motivi di organico non abbiamo in questo momento un interno sinistro, quindi o gioca D'Angelo, o gioca Bastien, o gioca Arini sul centrodestra, ma io preferirei metterlo a destra Gavazzi, non so lei, direttore. Un Lei, gli ha dato giocatore del lei, no? Gli sì, da gli è lei. scappato, È dai, scappato. è un giocatore di grande intensità e continuità, quindi sia a destra che a sinistra, e chiaramente il suo ruolo naturale potrebbe essere a destra sia come quarto di centrocampo interno, ha una grande capacità organica, però E devo dire evidentemente. che sabato ha fatto per me una partita Eccezionale. spettacolare, sia sotto il profilo dell'intensità, sia La sua tatticamente. qualità migliore, Ma l'intensità. Sei d'accordo, Gigi? Assolutamente sì, ha fatto una grande partita. Sulla difesa volevo fare una domanda a Simone, ti tocca? Perché Tessera ha cambiato, poi parliamo del Vicenza con il direttore Cannella, Tessera ha cambiato tanto in difesa, ha trovato questa sicurezza con Ridai che poi ha portato anche, sempre stranamente, non si sa se è coinciso oppure no, alle 6 vittorie consecutive, ma ha snaturato Biraschi mettendolo a destra nella partita con il Cagliari. Forse ha capito che non è il caso di tenere Biraschi a destra.
Visconti, bocciato probabilmente nella difesa a 4, ha avuto più di una possibilità e anche la partita di Novara ha dimostrato forse di non essere in questo momento adatto a questa posizione. Che equilibrio si deve trovare in questa difesa e soprattutto se ci dai ritorna dietro, perché l'idea di tessere della società è farlo stare dietro, chi ci mettiamo a fianco, come distribuiamo gli altri giocatori, c'è anche Pisano che è arrivato. È una domanda con 100. Sì. No, a parte, intanto partiamo dal presupposto che comunque, come ha detto prima il direttore Cannella, l'Avellino ha cambiato tanto. E quando si cambia tanto, per un motivo o per un altro, ci sono delle problematiche, perché la difesa è il reparto dove ci vuole più tempo per allineare i vari meccanismi, eccetera. Sì. Partiamo dal presupposto che l'Avellino è passato da Rastelli a Tesser. Rastelli era uno molto più difensivista di Tesser. Tesser è uno che propone più gioco, infatti ci sono numeri, parlano chiaro, più gol, ma sotto certi punti di vista si prendono anche più gol. Credo che la difficoltà sta che comunque sia Tesser sta cercando comunque sia ogni domenica di trovare la quadra. È difficile perché comunque sia cambiando non sempre si riesce a trovare la soluzione giusta, perché purtroppo per lui i gol che si continua a prendere l'Avellino sono tanti, perché numericamente abbiamo detto che è la terza peggior difesa. Su questo voglio lanciare da difensore un po' la lancia, la breccia a favore dei difensori, che comunque sia, ripeto, è anche il modo di giocare dell'Avellino che è cambiato. Ripeto, non è molto, i quattro difensori che si prendono soltanto gol o per altri motivi, cioè a volte un po' di sfortuna, a volte perché magari non c'è quel filtro al centrocampo, oppure per sostenere quell'attacco che comunque è un attacco prolifico, ti scopri di più rispetto ad altre cose. Credo che comunque Gidai centrale, io l'ho visto giocare, ha fatto molto bene. Credo sempre che sia meglio un difensore, senza nulla togliere a Gidai, a me piace molto, mi piace molto come giocatore, è un mio carissimo amico, ma lo preferisco sempre a centrocampo, preferisco sempre un giocatore di ruolo dietro. Biraschi è un centrale, credo che Tesser lo sappia, a volte per necessità ha dovuto spostarlo terzino, ma credo che alla lunga giocherà centrale. Il mio augurio soltanto è che comunque sia in un modo o nell'altro l'Avellino riesca a chiudere quelle falle che purtroppo per un motivo o per l'altro si creano ogni domenica. Qualche problemino sabato ce l'avremo, perché Chiosa è squalificato, Pucino è squalificato, Pisano fortissimo dubbio, insomma, soprattutto però oggi sugli stava esterni. Meglio, oggi ha fatto allenamento differenziato, sta meglio. Speriamo che il mister riesca a trovare subito la quadratura in difesa, perché i problemi dell'Avellino sono stati inizialmente anche quelli. Quella volta che hanno trovato la quadratura hanno fatto benissimo. Speriamo che non ci metta. Tu sei per Gidai dietro, però, rispetto a Simone. Io sono per un assetto difensivo, diciamo, meno male sempre quello. Quando cambi sempre, poi fai sempre più fatica. L'Avellino a un certo punto l'ha trovato e hanno fatto vittoria, si difendevano bene. Direttore, dal mercato è arrivato Pucino, un buon prospetto. Però tu dicevi prima... No, è un giocatore sicuramente... io mi aspettavo molto di più da lui. Parlavamo prima di andare in trasmissione che lui fece un grandissimo campionato a Varese anni fa. E il Sassuolo, che era appena arrivato in Serie A, lo volle a tutti i costi. Sì. No? Veniva dal Chievo, fece un investimento e sto ragazzo si è trovato, voluto da Di Francesco, che è uno dei migliori allenatori negli ultimi due anni in Serie A, a partecipare a quella famosa debacle in casa con il Torino, con l'Inter, se non sbaglio, che persero 7-0, ricordo bene. Sì, fu l'unico sostituito a gara in corso, no? Perché fece uno svarione clamoroso e ritengo sotto l'aspetto psicologico il ragazzo ha pagato un po' quella mancata affermazione del salto in Serie A dopo il grande campionato che aveva fatto a Varese. Anche è girato un po', poi no, prima di andare a Lanciano è andato ancora in ritiro con il Chievo, che era il proprietario del cartellino, sì. Sperava di rimanere, si è trovato poi ad andare a Lanciano dopo per giocare, il Lanciano ha fatto un girone d'andata disastroso, per cui anche psicologicamente deve recuperare, a mio parere, un po' di autostima, perché come giocatore può fare sia
il quarto a destra che è anche il centrale, diciamo, non è un giocatore di spinta. C'è una telefonata, poi dopo, prima di lanciare il Vicenza, sì, una domanda ai ragazzi. C'è la telefonata, Amato? Sì, sì, sì. Pronto? Pronto. Prego, buonasera. Buonasera, vorrei salutare Simone Puleo. Buonasera. Buonasera. Simone, sono Marco. Marco? Capisci a me. Capisci a me. Capisci a me. Vabbè, ok. Che ci vuoi dire, Marco? A Novara eravamo in circa 400-500 tifosi e abbiamo preso 4 quattrine al primo tempo, sì, giusto per dirti una cosa. La modalità del pubblico irpino è quella di non contestare la squadra, quelle che fanno specialmente le tribune. I tifosi sostengono sempre i giocatori che indossano la maglia bianco-nera. Purtroppo a Novellino si è perso un po' questa abitudine di incoraggiarli, di difenderli. Qua il primo pallone che sbagliano, fischi anche tu. Secondo me è una cosa sbagliatissima. Poi vorrei dire soltanto una cosa. Da ora fino alla fine del campionato dobbiamo fare i 50 punti per salvarci. Perché noi, prima di pensare ai voli pindarici che fanno moltissimi tifosi, pensiamo a consolidare la cadetteria. Poi quello che avviene ci prendiamo. Va bene. Per il resto continuiamo a difendere i nostri valori. Comunque vado. Grazie, va complimenti bene per l'intervento maturo. Io so che volevate dire una cosa su Biraschi, in particolare Gennaro. Sì, io volevo dire, cioè, comunque penso che Gitai centrale e Biraschi al suo fianco sarebbero forse la migliore difesa che ha l'Avellino. È la coppia ideale per te. E poi non levere mai sulla sinistra chiusa, perché comunque chiusa stiamo andando per alloggiare Biraschi, Gitai, però per me chiusa è il fattore aggiunto della linea in difesa, perché comunque sta facendo un campionato. E poi Pucino comunque nasce terzino destro, penso che giocare come Pucino destro, appunto, è stato preso per quello. E c'è anche Pisano che può giocare comunque anche a destra. Vabbè, però Giuseppe, penso che comunque il fattore principale prima della difesa sia il centrocampo, non è tanto poi la difesa. Perché comunque se abbiamo fatto quelle 6 vittorie di fila è stato anche perché il centrocampo ha giocato molto meglio rispetto a prima, come giocava prima. Assolutamente sì. Insomma, Gennaro è preparato. Sono preparatissimi, non preparati. Rispetto a Gidai, giusto? Quello, diciamo, che vuoi, Gidai centrocampo, tu quello che vuoi. Ma preferisco anch'io Gidai centrale che Rea, sinceramente. In più, diciamo, noi, come ha detto prima Marco, il signore che ha telefonato, secondo me la tifoseria avellinese, cioè, è molto umile rispetto a quello che pensano chi è in campo. Diciamo questo era, ed è anche molto equilibrata, è molto cresciuta. Sì, alla fine in si vince anni e si perde. Noi dobbiamo perdere, cioè dobbiamo puntare prima alla salvezza, poi dopo tutto quello tutto che viene a vantaggio. Chiediamo nostro un attimo a Simone Puleo, non perché Molino non lo sappia, ma solo perché Simone Puleo c'è stato qualche anno in più. Questa tifoseria quanto è cresciuta e quanto è maturata. Ammetto che è maturata molto, sono contento. Io mi ricordo di contestazioni secondi in classifica, primi in classifica. Sotto questo aspetto io lo dico sempre, la Serie B c'è servita, la Serie D. Quale contestazione? Me la raccontate? No, per dirti no, nel senso inteso, magari in classifica eravamo magari anche in C messi molto bene, mi ricordo contestazioni, sempre nel civile, ricordiamolo. Però contestazioni? Però sempre contestazioni. Tipo dopo quale partita, se la ricordo pure Gigi? No, poi ci fu il periodo, mi sembra, Lanciano. Per le cori, mi sembra Pisciotta. Sì. Paroline dolci per questi... Però sempre in maniera... Vabbè, fate diplomatici, in maniera... Vabbè, a parte gli scherzi, comunque... Cioè, è un senso di maturità. Comunque, secondo me, la tifoseria ha capito il momento della squadra, ha capito che comunque è una squadra fatta magari con persone con un certo tipo di carattere, perché a volte magari noi eravamo anche un gruppo dove se ci vieni via addosso potevamo reagire, magari questo è un gruppo in cui magari sotto certi punti di vista è controproducente, va più tutelato. Posso? Eccetera. Certo che puoi. Allora, sempre riguardo alla tifoseria, io penso che se all'inizio, nel pre-campionato, vengono posti determinati obiettivi e poi all'inizio del campionato non vengono, diciamo, rispettati, soddisfatti, rispettati, è chiaro che
il tifoso vuole sempre che la sua squadra vince, però è chiaro che poi ci sono delle contestazioni, sempre nel civile. Cioè voi dite, se l'obiettivo è i play-off, se mi fai la presentazione al campo coni con determinati personaggi, se arriva ai play-off, e quello è quello che speriamo tutti. La perdi, ok, siamo in chiusura, dobbiamo vedere la scheda del Vicenza. E poi devo fare una cosa per Puleo, con Simone. Ecco qua, scheda Vicenza. Quel pari beffa l'Adriatico ha fatto rumore a Vicenza, molto rumore. Quella vittoria contro il Pescara, solo assaporata e sfumata allo scadere, ha appesantito il clima in casa dei biancorossi, un clima diventato tanto pesante da creare non poche pressioni anche a Marino. L'allenatore del Vicenza sa di non poter più sbagliare. I messaggi che arrivano dalla piazza sembrano sufficientemente espliciti. La vittoria manca dalla prima giornata del girone di ritorno. I due pari e le due sconfitte seguite hanno finito per compromettere una classifica che per i veneti si è fatta difficile, così come una strada di qui alla fine del torneo diventata assolutamente ripida da risalire. Ecco perché Marino alla ripresa degli allenamenti è stato categorico con i suoi. Al prossimo appello nessun errore sarà contemplato. E al prossimo appello, peraltro casalingo, arriva proprio l'Avellino di Tesserra, altrettanto arrabbiato e altrettanto alla ricerca di risultati e conferme dal campo. Gara, quindi, che si carica di significati e motivazioni, quelle motivazioni che Marino ha chiesto ai suoi di tenere ben presenti nell'affrontare il lupo. Chiarito l'aspetto motivazionale del prossimo impegno, l'allenatore del Vicenza ha dovuto subito occuparsi di un altro nodo importante, la conta degli uomini, risultato di infortuni e squalifiche che necessariamente daranno diversa fisionomia alla sua squadra. Sabato non ci saranno per squalifica sia Federico Moretti, polmone del centrocampo, che Mario Sampirisi, diga della difesa. L'uno ammonito, l'altro espulso nella gara contro la squadra di Oddo. Due assenze non da poco, che vedranno impegnato Marino fin da subito alla ricerca di cambi in formazione che non alterino gli equilibri. In difesa il nodo dovrebbe essere sciolto puntando sulla titolarità dell'ex Avellino Ligi, che con Manfredini fuori dai giochi andrebbe ad affiancare Lajny dal primo minuto in campo. A centrocampo si apre subito invece il ballottaggio tra Bellomo e Modic. La nota positiva per Marino arriva però dall'attacco. Il tridente d'assalto dei padroni di casa ritroverà dal primo minuto la potenza, la tecnica di centimetri di Rajčević, a cui fianco agiranno i ben noti all'Avellino Galano e Giacomelli. Del resto la classifica impone al Vicenza di usare pochi, troppo pochi, 29 punti attuali per i biancorossi, frutto di complessive 6 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte, con 28 reti fatte a referto e 33 subite. Sole due le vittorie a Romeo Menti, contro l'Ascoli nel girone di andata, in Modena in quello di ritorno. 7 pari interni e 3 le sconfitte con Novara, Brescia e l'ultima con Lanciano, datata 6 febbraio. Cannoniere di casa proprio Rajčević, con 9 sigilli personali sinora siglati. All'andata al Partenio finì malamente per i lupi, costretti a cedere l'intera posta in palio dopo il 4-1 finale. Eccoci. Siamo in onda, eccoci qua. Allora, direttore, com'è questo Vicenza? Ma anche lì, vedi, sono partiti dopo lo strepitoso campionato dell'anno scorso con velleità superiori alla classifica attuale. Sì. Stanno facendo molta fatica in casa, lo stesso Marino che doveva andare al Catania, poi il Catania ha avuto l'epilogo che conosciamo tutti, è dovuto rimanere a Vicenza, insomma. È andata così quest'anno, sicuramente è una squadra di grande qualità, ci sono giocatori importanti, sugli esterni c'è Giacomelli, davanti c'è Nebagua che è un lottatore, in più questo Rajčević che è seguito un po' da tante squadre importanti, e a centrocampo l'ha rivoluzionato un po' in questo mercato di gennaio, ha fatto ritornare Moretti, ha preso Bellomo, è un grande corridore come Signori. È una squadra che può darti tante occasioni, ma ti può anche, sotto l'aspetto qualitativo, mettere ma sotto. Ma dove può arrivare, secondo te? Cioè, ma sai, quando sei laggiù, ripeto, ho fatto prima la considerazione che il Vicenza si aspettava tutto un altro campionato. Infatti. Quindi ogni partita diventa quella della svolta che poi non viene. Infatti è ancora invischiata nella zona per tirarsi fuori dai play-out.
però come organico ha tanta qualità, ci sono tanti giocatori che ti possono risolvere da solo. C'ha 6-7 giocatori che possono andare sicuramente in categoria. Oltre che un grande allenatore, secondo me. Un bravo chi lo mette in discussione? Assolutamente. Qualche problemino in difesa, però Gigi è stato più sveglio del solito stasera. Sarà Gli aneddoti con Simone Pulè. Certo, quindi no, c'ha una buona squadra di Vicenza. L'andata qui fece veramente una partita strepitosa. Mi ricordo che Galano fece una grande partita. Anche Gatto. Gatto, ha buoni giocatori, Giacomelli. Bisogna stare attenti, l'Avellino deve andare lì compatta, decisa, deve cercare. Deve cercare di portare punti a casa. Se non riesce a vincere, anche il pareggio va bene. E attenzione in difesa, Simone, occhio. Occhio, sempre. Un punto va sempre bene. Il punto va sempre bene. Nuova classifica. Saluti ragazzi. Sì, allora io saluto tanto i miei amici di San Tommaso, gli Street Wolf, e poi vorrei lanciare un appello al signor Gaetano, che... Ma devi fare nome e cognome? No, dai, per privacy. Gaetano Di Pietro, che ci ha scritto prima. Esattamente, che c'ho una consumazione pagata. La birra pagata che sei venuto stasera qua. Io saluto i ragazzi della Gem Room Community, i miei amici di sempre, e poi vabbè, i miei familiari e tutti quanti. E forza lupi, e siamo sempre vicini. Sempre forza lupi, e speriamo che vinciamo. Il cappello è sempre incedibile. Allora, grazie di cuore ad Amato Di Sunno e a Michele Imperiale. Simone, tu pensavi che te la cavavi, ma noi ti dedichiamo la nostra chiusura, la dedichiamo a te, alla clip di Simone Buleo, che è un sempre verde, direttore, un evergreen. No, è una bella persona, devo dire che io l'ho sempre ammirato come giocatore. Ma se me posso andare. E soprattutto come uomo, perché è sempre uno che ci ha messo la faccia, come E gli auguro un bel futuro nel calcio anche come... Può essere che fare l'allenatore della primavera dell'Avellino, cioè Ghiandolo, che rispettiamo, degli allievi, qualunque squadra. Ghiandolo, io ce l'ho avuto nella mia esperienza iniziale. Fa il vice di Ghiandolo, gli allievi, qualsiasi cosa. Si può cosa. Dire come si dice. Capifirro. Va bene, clip di Puleo, forza Lupi, forza Avellino. Buonasera. E state sempre vicini alla squadra, arrivederci. Ho fatto quasi 260 partite con la maglia dell'Avellino. Credo nessuno nella storia dell'Avellino l'abbia mai fatto. Ho fatto delle scelte importanti, ho scelto di lasciare un contratto da professionista per venire nell'Avellino interregionali. Credo che in pochi l'avrebbero fatto, se non nessuno. Quindi sono contento di quello che ho fatto, di quello che la gente mi ha dato, di quello che ho dato. Ho fatto tante battaglie, Napoli, Foggia, tanto, ne posso mettere qua a migliaia. La maggior parte delle volte sono uscito vincitore. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken for letting you a heart worth breaking. And I've been wrong. I've been down, been to the bottom of every bottle. Didn't stop what? So bad, 'cause living with me must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken for handing you a heart worth breaking. And I've been wrong. I've been down, been to the bottom of every bottle. These five words.
never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Inventate le fotografie, chi mi ha convinto a portar qui le mie, che poi lo sappiamo, scattan le paranoie, le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schio all'improvviso. Dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio. È la dura legge del gol, gli altri segneranno però. Che spettacolo quando giochiamo. La Caramella, un'impresa di successo che oltre agli storici punti vendita di Avellino ha ampliato i propri orizzonti con l'apertura del nuovo e moderno Reca in via statale 7 bis a Mano Calzati. Nuovo, più grande, ancora più prodotti in esposizione. La Caramella, perché da noi il cliente è sempre al primo posto.